lasciamo lo spazio a Magic Comics. Welcome everybody, ladies and gentlemen, this is a magic moment. Buonasera, buonasera. Siccome questo veramente è uno spettacolo assolutamente straordinario, è veramente l'atmosfera che si respira, altro che Sanremo, è assolutamente magica. Ci siamo detti, perché non creare veramente un magic moment in questo spettacolo? E io sono qui per questo. L'unico particolare è che io volevo farvi vedere un gioco eccezionale, un gioco incredibile, un autentico miracolo, ma io non lo so fare. No, attenzione, non lo so fare, però a queste cose si può sempre ovviare in qualche modo. Io ho tanti anni che studio i maghi, cerco di capire come fanno a fare tutte quelle robe incredibili lì, e ho capito che una cosa fondamentale per riuscire a fare un gioco di prestigio eccezionale è avere le istruzioni, e io ce le ho. Mi sono portato le istruzioni del gioco. Ecco, bisogna avere anche un tavolino da mago, così, benissimo, perfetto. Perfetto, lo mettiamo lì. Dicevo, le istruzioni del gioco. Ecco qua, istruzioni, io leggerò le istruzioni e insieme magari riusciremo a fare questo incredibile miracolo. Dico insieme perché effettivamente avrò bisogno esattamente di lui. Come ti chiami? Fabio. Fabio, potresti gentilmente alzarti in piedi, lì dove sei, appoggia quegli 8 kg di vestiti che hai rubato nel guardaroba. Ecco, bene, Fabio, dove vai? Fabio. Allora, attenzione, ti chiederò di fare delle semplici istruzioni. Guardami bene, posizione retta, tutto così. Ruotati di circa 90 gradi. Dall'altra parte, Fabio. Ecco. Ora metti il piede destro circa 35 centimetri avanti a quello sinistro. Così. Poi continui, si chiama camminare. Vieni qua, Fabio. Fategli un applauso a Fabio. Grande Fabio. Allora Fabio, io e te ci siamo messi d'accordo prima dello spettacolo? Sì. No. Con chi cazzo è che non ho messo d'accordo? Aspetta. No, vabbè. Ci proviamo lo stesso. Fabio, attenzione, Fabio, tu avrai un ruolo fondamentale in questo spettacolo, tu sarai la parte maschile di questo gioco. Questo cosa presuppone? No. Non mi guardare con quell'occhio trombino. Guarda il pubblico. Tra tutto questo meraviglioso parterre, scegli una donna che sarà la parte femminile di questo gioco. Scusami. Lei. Fatele un applauso. È stata scelta tra mille e mille. Come ti chiami? Francesca, molto bene. Tu però avrai un'opportunità ancora in più. Cioè potrai sceglierti un altro uomo ancora. Lui, con gli occhiali. Vieni. Andrea, un applauso anche per Andrea, forza. Molto bene. Allora, ecco, vorrei però Paolo per ultimo, Andrea vicino a me e Francesca in mezzo. Paolo sei tu. Come ti chiami? Fabio. Ma ti chiamo Paolo, che mi piace di più. Ecco così. Allora, voi avete un ruolo fondamentale nello spettacolo. Dicevo, mentre leggerò le istruzioni, se avrò bisogno di qualcosa, mi girerò verso di te, Andrea, e te lo chiederò. Tu ti girerai verso Francesca e glielo chiederai. Tu, Francesca, ti girerai verso Fabio e glielo chiederai. Tu, Fabio, di là del vuoto, come i matti. Che so, avessi bisogno di un mazzo di carte, mi girerei verso di Andrea e farei mazzo di carte. Ecco, più reattivo però, Fabio, mi raccomando. Che so, fulano. Fulano. Benissimo, sono già bravi, fateli un applauso. Ok, allora purtroppo devo essere io a darvi anche una brutta notizia su questo palco dove succederanno delle cose incredibili questa sera, dove già stanno succedendo, oltre al Festival della Canzone, oltre al mio piccolo intervento, oltre a questi straordinari musicisti, ci sarebbe dovuto essere un corpo di ballo formato da tre elementi. Purtroppo non è potuto venire. Ah, dite che secondo voi... Sì, loro? Benissimo, allora voi sarete il corpo di ballo, molto bene. Facilissimo, Andrea, tu farai un passo, dopo partirà una musica, e tu farai un passo molto semplice, così. Pronto, perfetto, già l'ho visto. Tu, Francesca, farai un passo così. Fantastico, Fabio. Tony Manero di Noarti. Vai, Fabio. Perfetto. Allora, lo riproviamo con la musica, attenzione però, perché poi se avrò bisogno mentre leggo le istruzioni vi chiederò voi mentre ballate dovrete chiedere le cose, ok? Proviamo allora con la musica, maestro.
che sei tu, vieni, vieni, siediti qua, perfetto, molto bene. Allora, le istruzioni vanno avanti dicendo, rovesciare un po' d'acqua nella brocca. Molto bene. Allora, le istruzioni vanno avanti dicendo girare la brocca sopra la cavia. Che senso girare? Così? Ah, proprio! Fabio, stai fermissimo. Guarda il pubblico, sorridi. Ecco, benissimo, fermo così. Perfetto, sorridi, sorridi. Ecco. Andrea, tieni ferma la brocca con tutte e due le mani. Di lato, così. Ecco, benissimo. Allora, le istruzioni vanno avanti dicendo... Le istruzioni. Ah, Fabio! Fermo, fermissimo. Tu tieni ferma la brocca. Tu tieni ferma la testa. Perfetto. Allora, dicevamo, le istruzioni vanno avanti dicendo... Stendi questo braccio, chiudi il pugno, fuori il pugno, così piega, nell'orecchio, benissimo, così. Anzi no, facciamo il contrario, stendi il braccio, chiudi il pugno, così, l'altra, fuori il pugno, nell'orecchio, così, benissimo. Intanto maestra, prepariamo una musica adesso, quando le do via, tu Francesca, molto semplicemente, devi appoggiare le tue mani qui sul polso, e quando te lo dico io come la pompa della bicicletta, così, perfetto. Molto bene, siamo pronti, maestra, musica! Pronto? Via, via Francesca! Ancora! Ancora Francesca! Ancora! Ferma, ferma! No, ancora, ancora! Finché non fanno un applauso veramente forte! Stop Francesca! Un grande applauso! Fabio! Andrea! Francesca! Magic Comics! Servi di scena prontissimi.